Io voglio essere assolutamente sintetico perché credo che sia giusto far parlare i protagonisti, però devo dire che come sindaco di Civitavecchia non posso che essere assolutamente orgoglioso di essere seduto a questo tavolo con atleti assolutamente importanti su uno scenario che viva Dio non è della nostra soltanto della nostra città, ma è uno scenario internazionale. Quindi Marco Oddaddio che fra poco parte e che evidentemente insomma si avventura in questa esperienza unica a quale facciamo i più grandi auguri e un in bocca al lupo che non finisce mai. Il risultato che è stato ottenuto da Manila Esposito qualche giorno fa, eccola lì, che mi ha segnalato correttamente per Luigi Miranda, e comunque insomma un meccanismo sportivo che è all'avanguardia, cioè noi abbiamo veramente l'eccellenza in questa città. E credo che sia qualcosa, come dicevo prima, che ci rende assolutamente orgogliosi e ci fa comprendere quanto sia importante lo sport a Civitavecchia, ma anche quanto sacrificio poi dietro questi risultati si nasconde, perché non è che le cose si ottengono all'improvviso o per un dono particolare, perché sono ragazzi che si sacrificano, ragazzi che ci mettono il cuore, ci mettono l'impegno, sono di esempio per tutti noi, al di là dell'età. Quindi ci insegnano quello che significa il sacrificio, quello che significa la rinuncia, quello che significa un impegno che non è soltanto fisico, ma è anche un impegno di concentrazione, che è un impegno che evidentemente fa di loro ragazzi importanti e che di fatto concretamente ottengono dei risultati unici. In questo meccanismo è chiaro che io ringrazio Pierluigi che è un riferimento assolutamente importante per la nostra città e che anche lui insomma si dedica da tempo ormai anima e corpo a questa realtà sportiva e alla sua vita, e anche lui riesce veramente con tutto il meccanismo, con tutto quello che è riuscito a creare, riesce veramente a regalare alla nostra città tanto onore, tanto tante cose belle che quotidianamente ci riempiono il cuore di gioia. Quindi io mi limito a fare queste considerazioni lasciando la parola a Pierluigi e poi ai protagonisti di questa bellissima occasione d'incontro, e veramente grazie di cuore, perché diciamo il presente e il futuro, no? Se vogliamo ragionare in termini anche obiettivi, il presente di chi sta per partire, il futuro di chi giovanissima rappresenterà per la nostra città e per la nostra nazione un'eccellenza e un motivo di tanto tanto vanto. Bravi, 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 bravi. Bravi. Per noi, per me e per Civitavecchia credo che sia una cosa molto importante questo che stiamo facendo. Il periodo, come sappiamo, viene un periodo difficilissimo soprattutto per le associazioni sportive, per tutti quanti sicuramente, però nel nostro siamo andati avanti con caparbietà e voglia di raggiungere questo obiettivo che adesso a giorni arriverà, quindi l'emozione, la tensione è altissima. In palestra si respira abbastanza un clima insomma concentrato ma determinato, ma c'è una grande tensione. Cerchiamo di fare il meglio, e nonostante questo sia le giovani, comunque la femminile che sta dimostrando sia in Serie A sia a livello nazionale di avere i presupposti, e sia nella maschile che ormai da anni insomma la SG ha i migliori ginnasti d'Italia, e speriamo ecco in questo risultato. La strada è in salita perché Marco viene anche da un infortunio, quindi diciamo che ha determinato un certo tipo di percorso, quindi tra preparazione fisica e terapie, insomma è stato un anno molto intenso.
Speriamo di arrivare in forma, perché qui la ginnastica purtroppo è uno sport difficile, pieno di insidie, nello stesso tempo è anche uno sport molto emozionante. Per questo penso che la SG, lo staff, gli insegnanti, i tecnici, da Gigi Rocchini, Camilla, Marco, insomma un po' tutti quanti i soci, Erika, Marco Sacco, insomma arrivano sempre, abbiamo dato l'anima per questo risultato. Oggi abbiamo tantissime speranze, comunque vada sarà un successo per noi, perché è la prima volta ad andare alle Olimpiadi e sinceramente ce lo ricorderemo per tutta la vita. Marco se l'è meritato perché ha lavorato tantissimo, è stato anche nella sua carriera di ginnasta non sempre ha avuto il riconoscimento dei meriti che aveva, quindi nel frattempo ha dovuto quindi dimostrarlo sempre. Oggi è un ginnasta di livello internazionale, ha le capacità, per me le caratteristiche per poter dimostrare e fare del meglio. E vediamo quello che succede. Non voglio dire niente, ma incrocio le dita e diciamo sarà un mese, luglio e agosto sarà un mese bello lungo. Detto questo, voglio ringraziare. L'unica accortezza che vorrei, insomma, che voglio dire a Civitavecchia in questo momento, anche di fronte alla giunta, così siamo una realtà noi a livello internazionale ormai. E questo è la dimostrazione dell'ennesimo risultato che noi abbiamo ottenuto. Quello che non riusciamo, quello un po' ci manca, diciamo, è la pecca un po' di tutto questo, è che vorremmo che non tanto con la giunta, ma quanto proprio con delle associazioni, cioè delle ditte, ci fosse da parte della città, capito? Cioè un aiuto, perché andare alle Olimpiadi da soli, fare una fisioterapia praticamente da soli, portare avanti un gruppo agonistico, solo il gruppo agonistico, perché la nostra fonte di guadagno, la nostra fonte proprio per andare avanti, per sopravvivere, erano i corsi come sappiamo sono da 2 anni ormai decimati. Stiamo ripartendo, ma ci sono tante insidie, la variante delta, questo, quell'altro. Andare avanti e riuscire, io spero, ecco, che dopo questo risultato, la visibilità che potremmo avere, perché tanto i giornali nazionali, andiamo sulla Gazzetta dello Sport, andiamo, insomma, la visibilità c'è, uno sport sicuramente, ma ormai dirlo minore è pure un po' limitativo, una volta forse era così, perché ha il suo seguito, è anche lo sport più antico d'Italia, quindi diciamo la prima federazione è la prima federazione più antica, ha un riconoscimento e soprattutto sotto l'Olimpiadi ha una grandissima visibilità, quindi io spero, ecco, che la Civitavecchia questa volta riesca a contribuire, nel senso a darci una mano proprio effettivamente con trasponsorizzazioni o situazioni, insomma, che possono riuscire ad avere un risultato futuro per il futuro, perché finire un ciclo così sarebbe pure, insomma, un po' male. Detto questo, faccio un bocca al lupo ai ragazzi, a cui adesso daremo la risposta, ai tecnici che hanno lavorato tutto il tempo a testa bassa in palestra con 45 gradi, perché purtroppo il pallone ha un'altra difficoltà grossa e questo sarebbe un grossissimo aiuto, forse, ecco, con Enel, ne approfitto adesso, ho detto tutto incastrato quasi. Se riuscissimo a mettere i pannelli fotovoltaici sopra, in modo sì, che così siamo. Sarebbe un forte di un, cioè riuscire ad avere una. Io sono andato ieri a prendere un tappeto all'Acqua Acetosa di Roma, c'è un clima, diciamo, dove fresco con l'aria condizionata. Noi abbiamo ancora grossi problemi. Lavorare con 45-50 gradi a prossimità di un'Olimpiadi, sì, un po' a Sparta lo facevano, no? In freddo li spogliavano e quando faceva caldo li vestivano, però diciamo Sparta, in questo momento è passato un pochettino. Detto questo, ecco, faccio un bocca al lupo a tutti i ragazzi e spero di riuscire di rifare una nuova conferenza stampa, comunque vada, con il sorriso e con la gioia a festeggiare tutti insieme. Prima di passare la parola ai ragazzi, il Presidente del Consiglio ci teneva a farvi un saluto, però voglio raccogliere questa tua considerazione. Mi auguro che la città possa rispondere. Del resto, in effetti, bisogna considerare, tu Manuela, non stavi dicendo e ne stavamo parlando, ne abbiamo parlato in tante occasioni, come effettivamente poi tutto questo sia andato avanti nonostante i problemi che ci sono stati. Quindi questo è ancora più degno di nota e credo che da parte noi come amministrazione cerchiamo nei limiti del possibile di trovare delle risorse che non è facile trovare, tanto più in un momento come questo. Però mi auguro che la città sia grata a chi si è sacrificato tantissimo.
Soltanto per dirvi grazie, perché insomma SG è uguale Civitavecchia, quindi quando voi andate in giro nelle varie gare, insomma per noi è un lustro sentire che attraverso di voi praticamente la nostra città viene nominata, e non è scontato, quindi no. Grazie a voi per l'impegno, alle vostre famiglie, perché il momento non è semplice, so quanto lavoro c'è dietro a gare di questo genere, conosco Pierluigi ormai da 40 anni penso, quindi so la passione che ci mette lui e so quello che trasmette a voi ragazzi e soprattutto ecco agli insegnanti, so che lo fate veramente con una passione importante, quindi grazie, perché ecco quando comunque noi leggiamo gli articoli di giornale e vediamo che comunque trionfate nelle vostre discipline, insomma dove veramente dovunque voi andate, per noi è motivo di lustro, perché il nome di Civitavecchia viene portato in alto. L'ultima cosa, un in bocca al lupo veramente grande a entrambi, perché ecco noi teniamo sempre le dita incrociate, siamo scaramantici e siamo, però vi siamo vicini e sicuramente insomma raccogliamo le richieste del Presidente e cercheremo per quanto di nostra competenza e per quanto possibile di andare avanti, insomma, però ci tenevo a farvi un grande in bocca al lupo, complimenti per il lavoro che fai. E soprattutto complimenti, perché SG è una realtà non solo seria, ma anche di prevenzione sociale, no? I vostri figli quanto tempo stanno in palestra? Sette ore al giorno. Quindi non hanno tempo di pensare ad altre cose, e questo per noi è fondamentale per la generazione futura. Poi sappiamo quali sono i valori e gli ideali, no? Quindi veramente grazie di cuore. Indubbiamente anche... Avere una realtà come questa di a Civitavecchia è un onore anche per il CONI, soprattutto diciamo, per la partecipazione a Giochi Olimpici. Ma ricordiamo che se non si costruisce una buona base, poi non ci sarà un futuro marcolo da Dio. Quindi il fatto che ci sia una Manila, ma non solo Manila, anche vediamo qui delle bimbe che sono davvero piccolissime, sono in palestra 4-5 ore, non dico al giorno, ma 2 o 3 volte a settimana sicuramente, vuol dire che la ginnastica Civitavecchia sta nel presente e sta guardando al futuro con un'attività importante, ma un'attività soprattutto si respira un'area di famiglia all'interno della ginnastica Civitavecchia, dove le grandi fanno diciamo da apripista e le piccole le seguono a ruota, quindi complimenti, è sempre un orgoglio per Civitavecchia avere realtà sportive così importanti. Io in realtà volevo semplicemente ecco, ringraziare un po' il comune di Civitavecchia per essere qui oggi, non è scontato, perché comunque secondo me ogni risultato che viene fuori dal lavoro non è mai scontato, a prescindere un po' dal lavoro che si fa. Nel tempo ho visto questa palestra modificarsi, io sono arrivato qui nel 2014 con il mio allenatore Gigi, eravamo quasi un po', sembravamo un po' gli emarginati della situazione, siamo arrivati diciamo con lo zainetto in spalla e tanta voglia di fare. Pochi presupposti in quel momento e sicuramente non ci è stato dato niente per scontato. Ho visto da lì l'impegno del presidente con i tecnici, i soci e tutta la struttura della palestra, che ha messo sempre di più in atto un progetto per arrivare a quello che poi oggi è il risultato che mi sta premiando, in qualche modo sarà rappresentativo per la città di Civitavecchia. Quindi chiedo un po', in qualche modo, ecco come ha fatto un po' il presidente, di avere sempre di più un'attenzione per la struttura, per le associazioni sportive che in qualche modo vantano sempre degli atleti che poi arrivano a degli ottimi livelli, ma con un serbatoio che poi in qualche modo lascia tante persone, tanti piccoli atleti diciamo a casa se non viene diciamo accolto da varie situazioni che devono essere sicuramente messe in atto. Comunque non voglio ammorbarvi oltre, volevo fare in qualche modo anche un saluto a tutti i ragazzi che sono in palestra con me, alle bambine che spero in qualche modo
possano coronare anche loro il sogno di vivere, ecco, questa bellissima esperienza che andrò sto per affrontare. Buongiorno, ringrazio il sindaco, la giunta e Civitavecchia intera, perché per me trovarmi qua oggi, come diceva adesso Marco, è il coronamento di un'avventura, di un percorso complesso, come ha potuto raccontarvi in poche parole Marco, e molto molto difficoltoso dal punto di vista dell'obiettivo che ci siamo posti avanti, cioè quello di poter fare con i mezzi che ci ha messo a disposizione Civitavecchia nella figura del presidente Miranda e con la struttura soprattutto che qui abbiamo trovato, ci ha potuto permettere di poter perseguire questo tipo di percorso. Ho trovato a Civitavecchia, nella palestra di Civitavecchia di Miranda, le potenzialità che non ho trovato precedentemente in strutture nazionali. Ritengo questa una delle strutture più importanti del centro-sud Italia, se non addirittura dell'Italia intera. La ritengo un valore aggiunto perché il nostro impianto permette di poter affrontare un discorso di attività tecnica di altissimo profilo, e per questo mi ricollego a quello che diceva il presidente Miranda e l'atleta Marco Lodaddio. Noi possiamo affrontare le Olimpiadi soltanto perché abbiamo questo mezzo e questa opportunità. Differentemente sarebbe stato un discorso, diciamo, tra amici da bar. Occorrono risorse, occorrono strutture, occorre disponibilità. Questo è la punta di un iceberg. Marco rappresenta oggi la ciliegina su una torta. La torta è immensa, la ciliegina è Marco, che è abbastanza piccolo anche come figura fisica. Però tutto il resto che non si vede è tutto quello che ha permesso a Marco di essere portato fino in alto. Quindi mi auguro che ci sia questa attenzione profonda a uno sport, come tanti altri ce ne sono, ma noi parliamo del nostro ovviamente in questa sede, per poter migliorare ulteriormente queste condizioni. Auguro a tutti i più giovani, alle giovani che sono qua presenti, di poter inseguire il proprio sogno, perché non c'è niente che non venga sprecato nell'inseguire il proprio sogno, a prescindere il risultato finale. Quello che rimane nella storia di una persona è quello che la persona è riuscita a percorrere ed è riuscita con soddisfazione a terminare, vada come vada. Non è tanto l'obiettivo che ci siamo prefissi, ma il percorso che abbiamo fatto insieme. Marco lo conosco che aveva 10 anni, e quindi adesso ne ha un po' di più, e quindi lo conosco perfettamente. So quanto è dura e so quanto è impegnativa per tutto ciò che è intorno a Marco, affetti, famiglia, amici. Quindi mi auguro che ognuno di noi sappia trovare in sé quella forza per poter avere questa grande fiducia in se stesso e vivere in maniera felice la propria avventura. Grazie sindaco, grazie a tutto il comune. Allora, io mi unisco alle parole di Gigi e ai ringraziamenti per tutto quello che state facendo per noi. Ringrazio anche i tecnici che lavorano con me. Io non sono sola, lavoro con Marco Massara, Ambra Buglioni, Ana Lache, con un fisioterapista, un osteopata, una coreografa che sostengono tutto il lavoro e che rendono possibile tutto questo. Appunto, come diceva Gigi, questa, in questo caso Manila, è la punta di un iceberg. Sotto c'è una montagna di lavoro, c'è una base molto larga e ampia fatta di bambine che tutti i giorni sacrificano 7-8 ore della loro giornata, di famiglie che si muovono in funzione delle figlie, che danno la possibilità a queste bambine di sognare e di fare questo sport bellissimo. Quindi indipendentemente da quello che sarà il risultato, comunque è un percorso di vita che ti forma e che ti rende una persona forte. Quindi noi siamo orgogliosi di fare tutto questo tra mille fatiche e mille sacrifici.
ogni tanto ripagate dai risultati, ogni tanto no, perché fa parte dello sport anche questo. In questo caso siamo appunto reduci da questa esperienza in Belgio bellissima, era tanto che la nazionale italiana junior non faceva una gara, quindi rientrare e ricominciare a confrontarsi con l'Europa senza sapere a che punto fossimo, e è stato insomma un bel riscontro, un bel risultato, quindi io sono orgogliosa del lavoro fatto da Manila, ma anche di tutto quello che fanno le ragazze in palestra ogni giorno e del supporto che abbiamo dalla società. Sicuramente preferirebbe fare un doppio. Sì, puoi fare un flick qua se vuoi, leviamo i microfoni. E... Vai. Ho fatto questa esperienza in Belgio dopo un po' che non facevo gara con la nazionale. È stata molto bella e non pensavo andasse così questa gara. Ho vinto l'ora round e mi sono qualificata in qualche attrezzo per le finali e ho vinto delle medaglie anche lì. È stata una bellissima esperienza e sono molto orgogliosa di me, e non è una cosa che capita tutti i giorni, perché mi alleno duramente in palestra, quindi sono felice che è andata così questa gara. E adesso settimana prossima. Comunque non è finita, perché adesso partiamo per Napoli per i campionati italiani assoluti. Sì, venerdì, quindi... Ringrazio il sindaco sempre per la disponibilità e devo dire che comunque qualsiasi momento e difficoltà ha avuto sempre un orecchio per ascoltarci, e il comune, quindi la giunta. Adesso siamo concentrati sul lavoro per le Olimpiadi e per gli assoluti, che è un'altra tappa importante, e andiamo giù con la delegazione a Napoli, siamo fuori 3 giorni. Nello stesso tempo faccio anche un in bocca al lupo a tutte le ragazze che adesso hanno la maturità, quindi hanno gli esami perché fanno scuola privata e domenica stessa partono per fare loro alla scuola privata naturalmente gli esami. Ci sta questo fine settimana e il prossimo, quindi abbiamo più di 36 persone che fanno, si diplomeranno questo tempo. Quindi grazie a tutto l'ASG. E un ultimo ringraziamento ad Alicia De Piro, che è uscita fuori da un piccolo infortunio, per fortuna piccolo, poteva essere grande, però adesso ci sta riunendo al gruppo e la voglio, insomma, ci fa piacere che sta qui con noi. Con il sindaco Ernesto Tedesco parliamo di questa premiazione della SGIN. Possiamo definirla un'eccellenza dello sport civitavecchiese, la SGIN? Beh, i risultati parlano chiaro. È chiaro che è un'eccellenza assoluta per la nostra città, è un orgoglio per la nostra città. Esprime atleti, Marco Rodaddio partecipa alle Olimpiadi, Manila Esposito ha vinto in Belgio, quindi è il futuro anche di questa disciplina meravigliosa, e quindi dobbiamo ringraziare l'associazione, dobbiamo ringraziare il presidente Pierluigi Miranda, perché Civitavecchia anche in questo settore dello sport riesce a emergere, lo fa a testa alta, lo fa con risultati che direi sono eccezionali. La cosa è ancora più premiale nella dimensione in cui tutto questo è il risultato anche di un periodo in cui le difficoltà non sono mancate, quindi questi ragazzi che hanno continuato ad allenarsi tra le mille difficoltà del momento, tra le mille preoccupazioni, e hanno ottenuto dei risultati che oggi sono davanti agli occhi di tutti. Quindi è un orgoglio per la nostra città, e credo che la città debba ringraziare per Luigi Miranda, l'associazione e quanto impegno tutti questi ragazzi hanno messo per raggiungere un risultato così importante. Marco Rodaddio, ormai manca poco alla tua partenza per le Olimpiadi, sei teso, c'è tensione, c'è emozione, che cosa provi insomma per queste Olimpiadi che stanno per arrivare? Beh, sicuramente non sarei umano se così non fosse, è scontato dire che quando una persona tiene tanto all'appuntamento che dovrà arrivare, la tensione si fa sentire, quindi è logico che sia così. L'importante in questi casi è mantenere comunque la calma e cercare di pensare all'aspetto tecnico, a quello che si è costruito nel tempo in palestra ogni giorno,
e che è quello che poi alla fine sarà, diciamo, la cartina tornasole. In qualche modo spero di riuscire ad arrivare quel giorno ad essere al top, veramente al 100% della mia forma. Non è stato semplice proprio dovuto al fatto del mio intervento alla spalla, che ormai è avvenuto 11 mesi fa. Sembrano tanti 11 mesi, ma in realtà con un'articolazione complessa come la spalla non sono neanche poi così tanti. E quindi abbiamo fatto modo e maniera, come si dice, proprio i salti mortali veri per arrivare a questo giorno, a quel giorno che sarà come non sono mai stato in qualche modo. Lo spero veramente, perché ho dato tutto quello che potevo giorno dopo giorno con fatica e sacrificio. Per fortuna ho avuto persone che mi sono state vicine, in primis il mio allenatore, la mia famiglia, la mia ragazza, ma sicuramente anche i miei compagni di squadra, tutte le persone che in qualche modo anche nel loro piccolo hanno contribuito durante i periodi che poi sono stati non pochi di sconforto in qualche modo. Quindi ringrazio loro e niente, porterò anche loro e un po' la città di Civitavecchia con me nel mio percorso olimpico. Per Luigi Miranda oggi c'è questa bella premiazione all'SGin. Che stagione è stata per voi? Vabbè, sicuramente è una stagione un po' altalenante, diciamo, sofferta da un punto di vista dell'organizzazione del dramma che le associazioni sportive hanno vissuto. Noi, a differenza di altri, non potevamo rimanere chiusi, perché avendo un gruppo agonistico di altissimo livello, sia il CONI che la federazione, insomma, e anche dai DCPM ci hanno sempre permesso di lavorare. Però da una struttura che viaggiava con 1300 iscritti ci siamo trovati a fare lezione con 6, cioè con i costi di manutenzione che sono rimasti praticamente uguali, perché per raffrescarla o riscaldarla è la stessa identica cosa il costo, sì, un po' una percentuale contro di risparmio energetico, insomma, del 10%, ma a fronte di un dramma economico. Nonostante tutto, un po' di risorse che per fortuna avevamo, che sono esaurite, e siamo riusciti ad andare avanti. Adesso ci presentiamo a questo evento importantissimo. Abbiamo cercato noi, come Ginnastica Civitavecchia, abbiamo dato il massimo proprio. Ti dico solo che io ieri sono andato da solo a caricarmi un tappeto all'acqua acetosa a Centro Coni per portarlo giù, che è un tappeto un po' più simile a quello che incontrerà Marco, visto che la federazione ha lasciato, cioè, la tappetatura che doveva arrivare un po' per il Covid, un po' di alcuni ritardi, arriverà dopo che Marco è partito. Quindi, diciamo, mo, per non essere proprio beffati fino in fondo, abbiamo cercato di fare questo perché per dare a Marco la sicurezza il più possibile di avere quelle sensazioni che quell'attrezzo dà. Per il resto incrociamo le dita, perché per adesso siamo tutti concentrati su queste Olimpiadi. Purtroppo non potrò partire, perché, come sapete, cioè, è proprio tutto contingentato, tutto chiuso, numeri minimi, addirittura poveri loro, direi, sono costretti a rimanere dentro l'appartamento e danno solo mezz'ora e mezz'ora per andare a pranzo e a cena, quindi, diciamo, saranno Olimpiadi molto strane, però per tutti questo. Però sarà comunque una bella emozione. Beh, sì, noi vorremmo montare, ecco, una cosa che faremo, monteremo giù all'SGN sicuramente un maxi schermo dove cercando di mantenere distanze, insomma, capito, lo spazio ce l'abbiamo, metteremo e ci vedremo in diretta questo evento importantissimo. E tutti faranno il tifo. Chiedete però un aiuto anche alle istituzioni. Ma sì, questo io l'ho chiesto prima, diciamo, più che un contributo o cose di questo genere, che comunque sarebbero utili e forse più immediati, noi abbiamo chiesto, quello che vorremmo fare è un efficientamento della struttura comunale, che già noi abbiamo fatto tantissimo, perché in Project Finanzi che abbiamo speso più di 500.000 euro per ristrutturarla, ampliarla e migliorarla. Adesso, un po' tra Covid e cosa, ci sono dei limiti che sono soprattutto legati al pallone, cioè quello è un telo in PVC che ha un effetto serra enorme. D'estate fa caldissimo e d'inverno fa freddo, con conseguenza di costi gestionali altissimi. Nonostante tutto non ci si riesce ad abbassare la temperatura in questi giorni. Quindi, diciamo, ecco, la cosa che vorremmo, e abbiamo chiesto anche adesso al sindaco della città di Civitavecchia, quello di poter migliorare la struttura comunale, che viene vista da 100.000 persone all'anno in tutta Italia,
Covid permettendo, quando ci sono le gare che vengono soprattutto dalla regione, che i collegiali, cioè il nostro impianto è un punto di riferimento, come ha detto Gigi, forse uno dei più importanti d'Italia, e se la città lo presenta bene, fa bella figura pure la città, e nello stesso tempo riuscire anche ad economizzare l'efficientamento e non spendere tutti quei soldi, noi spendiamo quasi 15.000 euro al mese tra luce e gas, quindi diciamo è una bella spesa per una società piccola come la nostra, che campa solo degli iscritti. Quindi se ci riuscissimo sarebbe una bellissima cosa per Civitavecchia, per gli atleti, per i cittadini e anche per il pubblico che viene, e per gli atleti esterni che vengono in una realtà che sicuramente farà vedere che è uno sport che ormai non è tanto minore. Le Olimpiadi faranno milioni e milioni di visitatori, la ginnastica artistica è uno degli sport più visti, anche oltre ad essere uno degli sport più antichi. Quindi ci speriamo, noi il lavoro l'abbiamo fatto, abbiamo dimostrato di essere bravi, adesso vediamo se riusciamo a prendere qualche frutto, insomma, che ce lo meritiamo. Camillo Golini, Manila Esposito, siete tornate dal Belgio con un bel carico di medaglie, ve l'aspettavate? Che emozione è stata? No, non ce l'aspettavamo assolutamente, appunto la nazionale italiana era tanto che non si confrontava con il resto delle nazionali, quindi comunque non sai quello che gli altri hanno combinato in questo anno e mezzo, e noi sapevamo di aver fatto un buon lavoro, però insomma non sapevamo cosa aspettarci, e tutta la squadra è stata bravissima, hanno fatto una bellissima gara, e Manila in particolare ha eseguito 4 esercizi diciamo al limite della perfezione sui 4 attrezzi, e quindi è riuscita a vincere l'Ola Round, che sarebbe la classifica sui 4 attrezzi. Il giorno dopo si sono svolte le finali di specialità, e quindi dopo i 2 ori collezionati il sabato, Manila è riuscita a portare a casa anche un oro al volteggio, un oro al corpo libero e un argento alle parallele. Insomma, un commento anche da parte di Manila: quanto sei contenta di aver vinto così tante medaglie e di aver fatto così bene? Sono molto molto contenta, veramente tanto, e appunto come ho detto prima sono molto orgogliosa di me, e non è una cosa che capita sempre. Ecco, questa stagione per te com'è stata? È stata insomma molto positiva? Sì, molto positiva, anche nelle gare di Serie A sono andate molto molto bene, e quindi anche questa gara ha chiuso diciamo in bellezza la metà dell'anno, però la settimana prossima avrò un'altra gara sperando di fare al meglio anche questa. Ecco, ultima battuta quindi con Camillo Golini, che cosa vi aspetta adesso? Lo diceva Panilla, un'altra gara, campionati italiani. Sì, ci sono gli assoluti a Napoli, che per diciamo le senior è l'ultima gara prima delle Olimpiadi, quindi insomma si respirerà un clima abbastanza intenso. Manila è ancora una junior, però si confronterà comunque in questa competizione che sarà di assoluto livello, quindi sarà un onore e un piacere gareggiare, e io mi aspetto che ripeta gli esercizi svolti in Belgio, poi quello che sarà non è un problema, e poi avrà una settimana agli esami a scuola. E poi la settimana dopo si ripartirà per un collegiale nazionale per 2 settimane a luglio, e quindi insomma quasi non ci si ferma mai.